Loira Atlantica, nel nord della Francia. È il 21 aprile 2011, quando, nel basamento di una modesta ma civilissima abitazione al numero 55 di Boulevard Robert Schumann, vengono ritrovati i corpi mutilati, cosparsi di calce e rinchiusi in sacchi di juta di una donna, Agnès Dupont de Ligonne, e dei suoi quattro figli, Arthur, Thomas, Anne e Benoît. I ragazzi hanno tra i 20 e i 13 anni. Persino i due amati Labrador della famiglia vengono ritrovati là sotto. Sono morti anche loro. Tutte le vittime sono state uccise con un colpo d'arma da fuoco al capo. Ma che cos'è successo? Perché una donna irreprensibile, insegnante di religione in un'esclusiva scuola privata della zona, è stata uccisa? E perché i suoi quattro figli? Quattro ragazzi veramente a modo, i figli che ogni famiglia vorrebbe, studiosi, religiosi, ben voluti dai coetanei e dagli insegnanti. E soprattutto, che fine ha fatto il capofamiglia? Sì, proprio lui, Xavier Dupont de Ligonne. 50 anni, bella presenza, assai devoto, imprenditore di successo e discendente di una famiglia molto rispettabile. Lui e la moglie sono sposati da 17 anni e lui, Xavier, ha addirittura adottato Arthur come figlio proprio, perché il primogenito è figlio di primo letto di Agnès. Tutto sembra andare bene, una famiglia di sani principi religiosi, come si direbbe un tempo. E allora perché quel massacro? E lui Xavier dov'è? È morto anche lui? E se non è morto, che fine ha fatto? Possibile che un uomo così per bene, tanto religioso, tanto deciso, possa aver compiuto un massacro del genere? Torniamo un pochino a questo capofamiglia misterioso, scomparso proprio quando vengono rinvenuti i cadaveri della moglie e dei figli. Xavier Dupont de Ligonnès. Ma chi è quest'uomo? Si è detto 51 anni, bell'aspetto. Ama presentarsi come un imprenditore di successo, Xavier. Ma sarà proprio così? Perché gli inquirenti, dopo lo strazio per il ritrovamento di questi cinque innocenti, gli inquirenti, dicevo, scoprono rapidamente che nonostante Xavier Dupont ami presentarsi come un uomo d'affari, in realtà, diciamo così, le sue doti imprenditoriali lasciano alquanto a desiderare. Negli anni Xavier ha aperto, chiuso, cancellato, reiscritto numerose società con scopi sociali non molto chiari, che dovrebbero fare commercio estero, no? Avere a che fare con la sicurezza, assumere molti dipendenti, ma poi attenzione, oggi ti assumo, domani ti licenzio. I bilanci non sembrano essere presenti e insomma, non è il profilo di un imprenditore di successo. Essenzialmente Xavier i soldi li spende, ma non sa come guadagnarli. Anzi, sembra addirittura che per finanziare queste curiose operazioni, più volte lui, il pater familias, si è dovuto ricorrere alla generosità della moglie, che ha ereditato una forte somma dal padre e, come dovere di ogni buona moglie cristiana, non esita, sia pure dopo molte lusinghe promesse e dopo molte liti, a mettergli a disposizione somme a quattro zeri. Avete capito? Somme a quattro zeri, attorno ai 20.000 euro, per quella che sarà finalmente l'impresa che funziona, per quello che finalmente permetterà di ottenere lauti guadagni. Niente da fare, altri 20.000 euro buttati. In sostanza, Xavier non si capisce bene come possa tirare avanti, dal momento che il denaro a lui scappa di mano e basta. Forse più strutturata è lei, Agnès. È una donna religiosa, si è detto, tiene corsi di catechismo e in fin dei conti chi lavora in una scuola religiosa spesso è o ama presentarsi come una persona strutturata. Una persona che manda avanti la famiglia con sani principi. Ma siamo sicuri che sia così? La coppia Xavier Agnès era in crisi. Anzi, era un po' più che semplicemente in crisi. Entrambi i coniugi, non ancora in epoca telematica, ma sicuramente abituati a utilizzare internet, avevano confessato a diversi forum online, gli antesignani di Facebook, i propri tormenti. Agnès si sentiva trascurata dal marito, tra loro non c'era più né dialogo né intimità. E lui, Xavier, in teoria religiosissimo, cresciuto da una madre e una sorella
la cui ardente devozione sconfinava quasi nel bigottismo, proprio lui, dicevamo, Xavier, dopo aver praticato la religione cattolica con tutto l'ardore possibile, si ritrova, adesso sulla mezza età, a dubitare di quelle verità di fede. In altre parole, Xavier entra su un sito, su un forum cattolico di stretta osservanza e con vari nickname e con toni non sempre gradevoli, parla con molta durezza e mostrando anche di non essere ignorante in teologia, ma parla con molta durezza di una crisi di fede. Ammette con la maschera del nickname ad altri sconosciuti di non riconoscersi più nei valori in cui tanto aveva creduto. Ammette che la sua vita è stata in gran parte una farsa, che lui ha sposato una donna semplicemente che aveva le qualità per essere sposata, che lui non crede più e quindi non sa più in che cosa credere, perché tutto ciò attorno a cui la sua vita ruotava adesso si è dissolto. Ma è possibile che una crisi di fede possa giustificare un simile massacro? No, è impossibile. E Agnès? Agnès cosa ne pensa? Lei si sente trascurata. Non c'è più intimità col marito, non c'è più dialogo. Anzi, nel 2005 i due si sono addirittura separati per un periodo. Lei non sopportava più che lui gestisse il denaro in maniera tanto disinvolta, spendendo e non guadagnando, senza riuscire a prendere una direzione concreta nei propri affari. Tuttavia, si è detto, la loro formazione religiosa e anche la necessità pratica, forse, di mantenersi e in più il bene dei quattro figli, tutto ha spinto per una riconciliazione. Ma probabilmente la coppia aveva, perdonatemi, esaurito le risorse, perché gli inquirenti scoprono particolari un po' poco edificanti, diciamo. Per carità, nessuno vuole criticarli, ma sapendo ciò che è successo, sicuramente sono dettagli che inquietano. In altre parole, e proprio a causa della solitudine, dell'estraniamento dal marito, Agnès, altre volte descritta come una donna riservata, pia, fedele al marito anche se forse non lo amava più, insomma, ha iniziato una relazione sentimentale, platonica, comunque con un forte coinvolgimento affettivo, proprio con un amico del detto Xavier. Lo chiameremo Michel. Xavier lo viene a sapere. Lui è uno di quelli a cui nulla sfugge. E probabilmente anche Agnès non si fa scrupolo a fare in modo che il marito lo scopra. Forse, chissà, ha anche pensato che, beh, lasciare intendere che c'è ancora chi la desidera possa essere utile per, diciamo così, stimolare il marito a prendere una decisione. Insomma, per farla breve, cosa fa Xavier? Non reagisce come ci si potrebbe immaginare da un capofamiglia all'antica. Anzi, sembra quasi accogliere il desiderio della moglie di fare nuove esperienze e, almeno in un'occasione, e probabilmente in più, organizza incontri a tre. Lui, la moglie e il detto Michel, che pure è un suo amico, in un albergo. I due passano almeno un fine settimana, sempre tappati in camera d'albergo, e sembra che ogni particolare di ciò che queste tre persone, adulte e consenzienti per carità, fanno, venga immortalato su videotape. Anzi, sembra che questo Xavier trovasse estremamente gradevole, diciamo, una situazione alla Marchesi Casati Stampa, in cui lui dettava il copione di ciò che i due amanti improvvisati dovevano fare, onde controllare poi lui dal vivo ciò che loro facevano. Per carità, stiamo parlando di qualcosa che forse succede anche più spesso di quanto piaccia credere, e stiamo parlando di tre adulti consenzienti. Però non è propriamente quello che ci si aspetta da una famiglia cattolica praticante, no? E soprattutto, che cosa può succedere quando tutto si incrina? Che cosa può succedere al di là dei giochetti a tre? E poi ancora, ma questo Xavier così maniaco del controllo, così ossessionato da aver bisogno di controllare cosa fa la moglie con l'amante da lui approvato? Possibile che non riesca a controllare l'emorragia di denaro dalle casse familiari? Perché, non dimentichiamolo, non soltanto il matrimonio dei due coniugi non è più solido, le loro finanze, semmai sono state solide, ora non lo sono più. Quattro figli che frequentano gli studi superiori costano
e lo stipendio da insegnante di Agnès non basta. E Xavier? Apparentemente la cosa non sembra preoccuparlo più di tanto. In ogni caso, forse chissà, lui ha già in mente un altro tipo di soluzione, diciamo. Forse lui pensa che tutto sommato esista un modo, sia pure estremo, per far fronte a esigenze dei creditori. Sembra addirittura, ma non è mai stato confermato, che la stessa Agnès avesse in una circostanza ammesso che in certi casi, quando si è proprio in ristrettezze, a volte, insomma, meglio morti che sommersi dai debiti. Ma questo sembra, nessuno purtroppo lo potrà mai più confermare. Nel frattempo, gli anni passano e ci avviamo a quel fatale mese di aprile dell'anno 2011. Sembra assurdo, insomma, il fatto è successo nel 2011, le tecnologie sono quelle praticamente di oggi, pazzesche. Dicevo, sembra assurdo, ma non si è mai riusciti ad accertare fino in fondo quando gli omicidi abbiano avuto luogo e nemmeno in che sequenza. Prima è morta Agnès, poi i figli? Sono stati forse uccisi in giorni diversi? E addirittura, dal momento che Xavier è tuttora latitante, ma c'è stato un vero e proprio movente? La situazione è degenerata? A qualcuno è già stato detto in anticipo cosa sarebbe successo? È stato orchestrato un inganno? Ma insomma, che cosa può portare una signora di mezza età, forse infelice, ma sicuramente innocua, e quattro ragazzi promettenti e amati da tutti, sotto il portico di casa, in quelle condizioni? Ma che cosa è successo veramente? Anzitutto è molto curioso che Agnès abbia dato le dimissioni dalla scuola dove lavorava. Amava l'insegnamento, era una persona scrupolosa, tutti potevano fidarsi di lei. Allora perché dà le dimissioni così, improvvisamente, con una lettera, accennando alla necessità di un trasferimento in Australia per ragioni di lavoro del marito? In Australia? Insomma, più di 50 anni, così dal niente. Insomma, Nantes non è New York, ma neanche Parigi. È una città abbastanza piccola dove le cose si risanno. Che razza di lavoro potrebbe mai aspettare Xavier in Australia? Insomma, non è che faccia faville, no? Come uomo d'affari. Comunque, ecco le dimissioni. Le ha presentate volontariamente? È una lettera scritta dal marito che, diciamo, lei ha dovuto solo firmare? La donna era forse d'accordo? O forse è stata ingannata? Nel frattempo, il 1 aprile del 2011, il figlio maggiore, Arthur, stranamente lascia il Politecnico che frequentava, non si presenta neppure nella pizzeria dove lavorava come cameriere per mantenersi agli studi, anzi il titolare, conoscendolo come un ragazzo scrupoloso e attento, è stupito. Il ragazzo non saltava mai un giorno di lavoro. E poi, proprio quel 1 aprile, avrebbe anche dovuto riscuotere lo stipendio del mese precedente. Ma insomma, Arthur sparisce, forse è diretto a Nantes, a casa. Ma perché? Pensa di dover partire per un viaggio in Australia? O che cos'altro? È difficile che un ragazzo tanto giovane possa consapevolmente avviarsi verso la morte, giusto? E nei giorni successivi che cosa succede? Anzitutto, tra il 1 e il 2 aprile, Xavier fa strani acquisti. Proiettili, una pala, sacchi di calce e di cemento. Però nessuno gliene chiede conto, anche perché, diciamolo, una pala, del cemento, sono attrezzi innocui, possono servire per fare dei lavori in casa, no? Anzi, essendo lui in ristrettezze economiche, che volesse magari sistemarsi casa in proprio senza dover pagare una ditta, è assolutamente ammissibile. Avendo anche dei figli grandi, perché no, giusto? E poi cos'altro succede? Ancora nulla di spaventoso. Certo, domenica 3 aprile un vicino lo nota che carica alcuni pacchi, non si sa di che cosa, nella sua Citroën. Ma in fondo quale padre di famiglia con quattro figli non ha magari la casa invasa di roba di cui sbarazzarsi? Nota anche Agnès, il vicino di casa. E non ci fa caso, almeno ci farà caso dopo,
quando la donna salterà fuori morta. Quella sera, intanto, tutta la famiglia cena fuori e va al cinema. Un'uscita familiare, l'ultima uscita familiare, perché a partire da quel 3 aprile di Agnès è difficile riavere traccia. E forse chi dice di averla vista i giorni successivi sovrappone vecchi ricordi. In fin dei conti, una persona del tuo vicinato, se non la vedi oggi, la vedrai domani, giusto? Peraltro, quella domenica Xavier lascia un messaggio, un po' sconclusionato, affrettato, sulla segreteria telefonica della sorella Christine. Ma le cause possono essere tante. E poi questo messaggio viene lasciato alle 22:37 di sera. Magari l'uomo è solo stanco, ha fatto lavori in casa, è uscito a cena e al cinema. Ancora nulla di strano. Se non fosse che i due figli più giovani, Anne e Benoît, il giorno dopo, lunedì 4 aprile, a scuola non si presentano. Ma come, due studenti modello? Due ragazzi per bene, seguitissimi negli studi dalla madre, popolari tra i coetanei e tra gli insegnanti. E poi Agnès, insegnante lei stessa, che permette ai figli di saltare la scuola senza neanche telefonare per giustificare questa assenza. Qui qualcosa non torna. Nel frattempo Xavier, sempre lo stesso giorno, telefona alla sorella Christine, che probabilmente ha udito il suo messaggio nella segreteria telefonica, e si intrattiene a conversare con lei serenamente, in assoluta tranquillità. Non sembra esserci nulla di strano. Sicuramente la sorella, cioè, come può pensare che forse Anne, Benoît e la stessa Agnès sono già morti? No, non può. Sicuramente lui non le confida nulla di che. Forse non accenna nemmeno a problemi, e perché dovrebbe? La sera del 4 aprile, Xavier e Thomas, il primo figlio avuto da Agnès, cenano fuori, in un ristorante costoso, tra l'altro. Ma come? Non era un po' in bolletta Xavier? E allora perché portare Thomas e solo lui a cena fuori? Ma, in fondo, un'uscita tra padre e figlio grande ci può stare. È qualcosa di simpatico. È qualcosa che rientra nella routine, diciamo, del bravo padre di famiglia. Certo, in diversi nel ristorante notano il disagio di questa coppia padre-figlio. I due a malapena toccano cibo, tra loro non parlano. Non è una serata rilassante, non è la serata di un bravo ragazzo col babbo a cena fuori, tra risate e confidenze. Il disagio di queste due persone è palpabile. Ma perché? Cosa si lasciano alle spalle? Da quale casa sono usciti? Chi li aspetta a casa, se ancora qualcuno li aspetta? Nel frattempo, tra l'altro, gli amici di Anne e di Benoît si ricordano certe voci un po' improbabili su un trasferimento in Australia dei loro amici. Li cercano su Facebook, mandano SMS ai loro cellulari, senza riscontro. E Thomas? Com'è che lui è ancora vivo? Dove sono i fratelli? Thomas è sicuramente vivo anche il giorno dopo, perché si reca a casa di un amico, studiano insieme, suonano, provano qualche brano, si dilettava di musica Thomas, e poi sembra quasi insistere per pernottare a casa di questo amico, telefona anche a casa, insomma, al padre, perché forse la mamma non c'è più, forse gli è stato detto mamma è via, forse sa che la madre è morta, forse non vuole morire anche lui, chi lo sa? Fatto sta che cerca di restare fuori casa, ma no, gli viene detto, devi tornare a casa, lascia tutto e torna a casa. E da questo momento è praticamente certo che anche il ragazzo sparisce, fagocitato da qualunque incubo si sia portato via la famiglia. Peraltro, che qualcosa inizi, a non quadrare, si era già capito la stessa mattinata, perché stranamente, anzi forse non tanto stranamente, viste le finanze familiari dissestate, un ufficiale giudiziario del tribunale locale si era presentato alla porta di casa Dupont de Ligonnès. Doveva effettuare un pignoramento per una somma non proprio minima, più di 20.000 euro. Nessuno ha risposto.
E l'ufficiale giudiziario, insomma, non è che si limita a bussare all'uscio e poi se ne va. La casa sembrava deserta. Era evidente che non ci fosse nessuno dentro. Non è che dentro ci fosse gente che si nascondeva per ingannare i creditori. L'ufficiale giudiziario cosa può fare? Andarsene, presumibilmente redigere un rapporto scritto dell'accaduto e probabilmente fissare un nuovo accesso. Eppure sappiamo per certo che Tomas in quel momento è ancora vivo, perché il pomeriggio andrà dall'amico che se lo ricorda. Dov'è il ragazzo nel frattempo? Dov'è suo padre? Quale mistero si sta dipanando in quell'abitazione modesta ma gradevole? E da questa data gli eventi precipitano. Xavier viene più volte notato dai vicini mentre traffica con l'auto. Solo Xavier, perché nessuno dei figli, tantomeno la moglie, riappariranno più. Presso la scuola frequentata da Anne Benoit e dove insegnava Agnès, arrivano queste curiose lettere che parlano di un improvviso, improrogabile trasferimento della famiglia in Australia per questioni di affari. Ma siamo proprio sicuri? C'erano voci, ma è tutto troppo strano. Tra l'altro, la fidanzata di Arthur, il maggiore, tenta più volte di contattare il ragazzo. Si presenta anche a casa. Trova tutto chiuso, uscio sbarrato, finestre chiuse. Suona, bussa alla porta, chiama il suo ragazzo. Insomma, un segno di vita. Non è da lui sparire così, negarsi al cellulare. Silenzio, silenzio assoluto. Anzi, la giovane è particolarmente sconcertata quando si rende conto che nemmeno i due Labrador di famiglia stanno abbaiando. Ma come? Quei due adorabili cagnoloni facevano un tale casino tutte le volte. Perché tacciono? Anche i vicini iniziano a notare questa stranezza. Quei due cagnoloni tanto affabili, che anzi negli ultimi giorni avevano fatto più casino del solito. Perché tacciono? 11 aprile dell'anno del Signore 2011. Il nostro galantuomo, se lo vogliamo chiamare galantuomo sapendo che cosa ha fatto, è a centinaia di chilometri da casa, è nei pressi di Tolosa, sud-est della Francia. Un bel posto, una zona davvero bella. Soggiorna in un albergo di ottima qualità, paga tranquillamente, c'è andato con la sua C5. Ma come? Non doveva darla al suocero? Al papà della fidanzatina del figlio? E vabbè, anche lì ne ha scritta un'altra. Cosa succede? Che mentre nei pressi di Tolosa ha cercato, però senza esito, di contattare una donna con cui più di 20 anni prima c'era stata una storia. Poi tutto andò a monte, lui si è sposato con un'altra, con lei probabilmente non si è più sentito, però adesso la vorrebbe vedere, vorrebbe riallacciare, parlarle, non si sa. Lei altro da fare, non riesce a vedersi con un'ex fiamma e quindi questo incontro non ci sarà mai. È significativo? Non è significativo? Chi lo sa? Abbandonata Tolosa, il 12 aprile Xavier è alle Pontées, sempre in Costa Azzurra, sempre nel sud-est della Francia. Si muove con la sua Citroën C5. Anche qui si registra in un hotel di buon tenore. E poi il mattino dopo ne esce. La sera del 13 aprile è alla Seyre-sur-Mer, ancora in Costa Azzurra. Sono anche bei posti, ma molto probabilmente Xavier non è più, o forse non è mai stato, nella condizione d'animo per ammirare i bei paesaggi che tanto piacciono. Chi lo sa? Il 14 di aprile del 2011, ultimo check-in in un hotel con un nome buffo. Formula 1. Siamo a Roquebrune-sur-Argens, ancora in Costa Azzurra. Paesaggi incantevoli, l'aria balsamica del mare. Xavier ritira 30 euro da un bancomat ed è l'ultima volta che preleva dei soldi dal proprio, certo non fornito, conto corrente. La sua Citroën C5 viene parcheggiata proprio lì nel parcheggio dell'hotel Formula 1 dove lui si è registrato. Pernotta, non sappiamo se serenamente o in preda a chissà quali demoni, o magari temendo l'arrivo di qualcuno in questo hotel. Dopodiché, il 15 aprile dell'anno del Signore 2011, Xavier esce in tutta calma dall'hotel,
lasciando lì la sua auto parcheggiata. Nessuno nota stranezze, grida, atteggiamenti scomposti. Esce come chi abbia mete noiose, come chi debba attendere a qualche occupazione ordinaria. E da questo momento sparisce. Nessuna telecamera, in nessun posto, lo inquadrerà mai più. E la sua auto rimarrà nel parcheggio finché qualcuno non chiamerà la polizia, che verifica che quella targa appartiene a quel certo signore di Nantes. Di Xavier non si avranno mai più notizie. C'è chi ipotizza che, forte del suo passato e di fortissima fede, passatemi il gioco di parole, possa aver cercato rifugio in un convento. Chi lo sa, sono stati esaminati vari conventi nella zona e bisogna dire che i fratelli dei vari ordini hanno sempre mostrato disponibilità nei confronti della polizia. Però Xavier non c'era. E nel frattempo, mentre Xavier raggiunge la terra degli scomparsi, a Nantes le preoccupazioni crescono. Perché, chiariamoci, alla storia del trasferimento repentino in Australia nessuno crede. Gli amici, sia dei ragazzi che di Agnès, sono tutti preoccupati, i familiari sono preoccupati, qualcosa non torna, silenzio, nessuno li vede, i cani non abbaiano, il capofamiglia si è allontanato, l'auto non si vede. Qui qualcosa non quadra e la polizia alla fine interviene. Purtroppo una macabra scoperta li attende. La madre e i quattro figli sono lì, sotto il patio. Sono stati a quanto sembra uccisi nel sonno, con un proiettile alla testa ciascuno. Forse non hanno sofferto, chi lo sa. Anche i cani, sì, quegli adorabili due cagnoloni Labrador, anche loro sono morti. Non sono andati in Australia, non sono andati da nessuna parte. I familiari tutti sono sconvolti. Che potessero esserci dei problemi, magari l'avevano intuito, ma problemi che portano a un omicidio, anzi a 5 omicidi. E Xavier dove? Perché non è sotto il portico? È lui l'assassino? L'assassino l'ha portato altrove e l'ha ucciso? Le famiglie sono sconvolte, tanto più che polemiche, è difficile dire quanto fondate, iniziano a montare. Si contestano gli esiti delle perizie autoptiche, e anche in preda a uno strazio che è difficile non accogliere e che siamo tutti grati di non provare, insomma, si polemizza anche sull'eccessiva rapidità con cui la causa di morte è dichiarata e con cui, forse per pietà, dato lo stato dei resti, la madre e i quattro figli vengono cremati. Le ceneri vengono interrate nella tomba di famiglia di Agnès, dalle parti di Versailles, lontano da Nantes e da tutto quello che ha comportato. Ma con la cremazione, non serve dirlo, eventuali altre prove sono perse, perse per sempre. E poi, mentre si piangono Agnès, Arthur, Thomas, Anne e Benoît, lui Xavier che fine ha fatto? È davvero l'artefice di questo massacro? Può una crisi religiosa, possono i problemi economici trasformare un uomo, forse un po' padre padrone, forse non più marito affettuoso, in un assassino a sangue freddo? C'è del vero, anche solo una piccola parte, in quella sua fantasiosa lettera a base di programmi di protezione? E se fosse stato costretto a scriverla? E se la verità fosse un'altra? Ma quale? Qual è la verità? Una verità c'è, che Xavier, da ormai la bellezza di 10 anni, non dà più sue notizie. Nessuno lo ha mai visto. Grotte, boschi, cave sono stati ispezionati con la massima attenzione. Ogni corpo mai identificato è stato subito esaminato, tante volte fosse proprio lui. No, apparentemente non è fra i morti, è dunque fra i vivi. Ma dove? Alcuni anni fa a Glasgow venne identificato un uomo talmente somigliante a lui da far sperare che finalmente questa specie di babau francese fosse stato identificato. Ma che? Dopo un rapido e oserei dire doveroso esame delle impronte digitali, si scoprì che trattavasi di un anonimo signore parigino diretto effettivamente a Glasgow per ricongiungersi con la moglie.
un'altra speranza andata in fumo. Il Babau di Nantes, se poi è davvero l'assassino, è tuttora nella terra degli scomparsi. È morto? Portando con sé segreti forse inconfessabili, certamente dolorosi? O è vivo? E se è vivo, dov'è? Se si fosse rifugiato in un convento, come in una favola nera, per espiare? E se fosse, chi lo sa, trattenuto contro la sua volontà da qualcuno, ma chi? È un mistero. Ed è uno di quei misteri così dolorosi e privi di soluzione.